2 a 12 mesi. Gli interventi sugli aeroporti devono essere a carico delle società che li gestiscono, così in audizione alla Camera il presidente dell'ENAC, che dice no agli investimenti statali, Carlotta Tamberlich. 175 milioni e mezzo di passeggeri nel 2017 ed oltre 85 milioni nei primi 6 mesi di quest'anno. Il traffico aereo in Italia, sottolineato il presidente ENAC in audizione alla Camera, continua a crescere e, secondo le previsioni, nei prossimi 10 anni è destinato a raddoppiare. Ma per stare al passo con gli altri grandi scali mondiali, ha sottolineato, servono risorse. Gli investimenti sono stati fatti su Fiumicino, gestito interamente dai privati, con 1.200.000.000 di euro negli ultimi 5 anni. Lo scalo della capitale, che media 55 milioni di passeggeri ogni 12 mesi, è in testa agli aeroporti europei proprio per gli investimenti. Anche Malpensa e Linate, e ci spostiamo in Lombardia, vanno molto bene. Per esempio, Malpensa, controllata dal Comune di Milano e da un fondo privato, investe ogni anno 100 milioni di euro. Infine ci sono gli aeroporti che rischiano di chiudere perché troppo piccoli. Secondo il presidente dell'ENAC Riggio, per tenerli in piedi potrebbero esserci le risorse messe a disposizione dagli altri aeroporti più in salute. È tutto, prossima